Buonasera, eccoci qui ritornati in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Night Milano. Come vedete siamo ancora al Nolo Fringe Festival nella splendida condice di Hug. Facciamo vedere grande Jason, eccoci qua Hug che si sta già incominciando a riempire in attesa degli spettacoli di questa sera. Siamo appunto qui nello spazio Hug in via Venino 83 perché parliamo appunto ancora e tutta la settimana saremo qui del Nolo Fringe Festival. Con me qui sempre Barbara Risi, buonasera Barbara. Buonasera. E di fronte a noi due attori, un attore che in questo Nolo Fringe Festival sta portando il suo spettacolo. Ieri sera eri anche tu alla prima, come sì, tutti gli altri sette, questi magnifici sette del Nolo Fringe. Com'è andata? Bene, molto bene, buonasera intanto. Sì, molto molto bene, sono contento, devo fare magari meglio, ma abbiamo sei giorni per migliorare, quindi cinque. Oltretutto Luca, tu porti un tipo di spettacolo abbastanza, diciamo, nuovo per l'Italia, nel senso, insomma, ultimamente comincia ad esserci sempre di più, nel senso che la stand-up comedy è un po' più entra un po' più a far parte del nostro, però ancora a volte ancora molto si chiedono che cos'è, cosa non è. E poi infatti, sì, vorrei capire da te anche appunto come risponde il pubblico da questo punto di vista. Per ora devo dire bene, o sono fortunato io o bene. O sei bravo. Giusto, la fortuna di essere bravo, magari sarebbe che è sempre una fortuna. È un monologo comico, è la forma più semplice, credo, di arte dello spettacolo. Cioè sei su un palco e con il microfono, in realtà se non ce l'hanno va bene anche senza microfono, cioè basta, dipende dalle dimensioni della sala, e racconti te stesso e come vedi il mondo, cercando di essere divertente, di farli ridere. A me piace molto perché è la forma proprio semplice, perché capisci subito, purtroppo, se non va bene. Cioè se non ridono, la risposta è immediata e in genere è colpa tua. È molto difficile che sia colpa del pubblico. Di fianco a te la splendida Miriam Giudice. Miriam, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Che invece tu sei un pochino al lato, sì, del Fringe. Nel senso che, ricordiamo, tu sei già venuta a trasmissione da noi qualche settimana fa a, sì, presentare il tuo spettacolo Milano, la Sulla MacMahon, che appunto è stato alla Corte dei Miracoli per un mese con la mostra fotografica, e siamo stati in scena il 3 maggio. Perché appunto non è solo uno spettacolo, non è solo, o meglio, in realtà sì, uno spettacolo che dura. Sì. Penso che fa parte appunto, c'è la parte, diciamo, teatrale e musicale, perché ricordiamo che sei in scena con il Alberto maestro Graziani, che suona, musicista, che chitarrista. Suona la chitarra, infatti, nel tuo spettacolo c'è quindi una, diciamo, una pista teatrale, in un certo senso, vera e propria, e poi c'è una mostra fotografica che invece persiste nel tempo. Sì, giusto? Sì, sì. Qui a Hug, da questa sera, dalle 7:30 di questa sera, potremo finalmente vedere, sì, la mostra. Esatto, esatto. Stavo appunto allestendo. Ci lascerà presto, nel senso, buono del tempo. Sì, la mostra sarà qui allestire fino al 15 di giugno, e avremo la performance la sera del 14 giugno alle ore 20, sempre qua negli spazi di Hug. So che farei anche un po' da inviata per noi, però, che insomma ti manderemo, sì, in giro a vedere un po'. Andrò a vedere un po' di questo Nolo Fringe Festival. Che cosa ti aspetti da questo Fringe? Beh, mi sembra che ci sia una kermesse di spettacoli molto interessante e sono molto curiosa. L'altra sera appunto ho parlato con Giulia Brescia, abbiamo chiacchierato un po' e mi ha raccontato e mi ha dato alcune dritte, quindi non vedo l'ora in realtà. Ti dirò Barbara, oggi poi io che sono uno che segue anche i gossip, che segue la parte più rosa, ancora più rosa della balena del Fringe, ho notato e ho visto un grandissimo abbraccio tra la qui presente Miriam Giudice e una delle ragazze che c'era qui ieri, delle House Theater. Ah sì, certo, ci certo. Ci sono ritrovato, una carambata c'è stata. Sì, è stata una carambata incredibile. Vogliamo sapere. E adesso voglio sapere. Ma sì, ma perché tutte e due ci conoscevamo da molto tempo. In realtà appunto lei manca dall'Italia da 10 anni e ci siamo ritrovate qui. Io dovevo vederle ieri sera, ma non sono riuscita ad arrivare allo spettacolo. E quindi sono molto curiosa di vedere il loro lavoro, che è questo collettivo londinese, che è appena stato anche al Fringe di Praga. E quindi nulla, sono molto contenta. Fatto il sold out al CrossFit Nolo. Più di 70 persone nel pubblico, nel senso che appunto non si aspettavano neanche, nel senso che è l'unico luogo in realtà che non è un bar, che non è un luogo dove ci vai a prescindere, quindi insomma, certo, magari si aspettavano un po' meno di affluenza, invece è stato veramente il pienone anche lì, come il pienone c'è stato anche però da te, sì, Luca, alla Salumeria del Design, ricordiamo così, nel senso, dove giusto, stasera sarò alle 9, caso dove, in via?
via Cecilio Stazio, però il numero io non me lo ricordo, ma c'è una balena fucsia subito fuori. Diciamo che si nota nei posti. E non è una via lunghissima, quel che ho intuito, quindi povero Stazio ha una via abbastanza breve, per cui... Diciamo che i posti di Nolo Fringe Festival si fanno notare abbastanza, sono molto rosa, non è il Giro d'Italia che passa di lì, ma è appunto Nolo Fringe Festival. A questo punto darei però invece la parola, Mira, se vuoi, ti saluto. No, vi abbandono. So che c'è Davide Verazzani al piano di sotto, che se non facciamo andare... la povera Miriam a sistemare la mostra, Verazzani mi spegne la televisione. Esatto, non è il caso. Io oggi vi saluto. Ho imparato che quando incontri Fabio devi dissimulare qualsiasi cosa tu stia facendo. Okay. No, c'è il direttore artistico Davide Verazzani che mi stacca la spina se non mando giù a Miriam Giudice a fare. Quindi io mando Miriam Giudice a allestire lo spazio, va bene? Grazie. Direttore, ci mancherebbe, grazie. Vi saluto, grazie facciamolo mille. Facciamolo vedere che si vede sulla camera 4. È quello sotto qua che vedete, eccolo lì che fa adesso gira, direttore può girarsi e salutare un attimo a casa che la stanno ok, grazie, va bene, vai, lavoro, vediamo questa, facciamo, vediamo la discesa, la scalinata come Sanremo, vediamo la discesa di Miriam, eccola, va bene. Allora rimaniamo appunto con Luca e Barbara, a questo punto do invece la parola a te per analizzare. Tu fai la scheda tecnica, fai, va bene? Se fai la scheda, fai il moviolone, sei il moviolone del Fringe Festival. Allora, Luca Cupani, intanto ho letto qualcosa che ho trovato in giro di te. Le prime notizie sono quelle che proprio raccontano che nel gennaio 2014 tu approdi a Londra. Sì. E lì partecipi a questa... molto importante diciamo contesto che si chiama King Gong. Esatto. Ed è il King Gong del Comedy Store di Londra, sì. Di Londra. In pratica è l'unico modo per diciamo per attori nascenti in erba per presentarsi a un pubblico che è molto feroce, ma è anche, come dire, molto titolato per da battezzare nuovi comici. Sì, è un po' un battesimo del fuoco. La considerano la più brutale serata open mic di Londra. Esatto. Cioè, l'ho letto, sì, dopo questa descrizione, dopo essermi iscritto. Il Comedy Store è il più grande, direi forse il più importante club di Londra. Ha 400-450 persone e fanno spettacoli, ospita 400 persone e di solito nei weekend hanno doppio spettacolo. Quindi 900 persone mediamente un venerdì o un sabato sera vanno lì a vedere spettacoli e in genere sono professionisti. Come fa a selezionare invece, esatto, gli esordienti? Una volta al mese, l'ultimo lunedì del mese, danno la chance a chiunque mandi un'email e si iscriva di partecipare a questa che assomiglia un po' a una corrida. Esatto, per far capire un po' il meccanismo. In sostanza, non so se avete mai visto in qualche commedia americana che c'è quel pubblico che ti butta anche le cose appresso. Eh sì, non lanciano niente, in questo no anche perché dovrò poi pulire il palco, sì, che penso sì, il locale non voglia. Però tre persone del pubblico vengono elette giudici e hanno una carta rossa. E quando loro non sono contenti o il pubblico urla, buh, via... alzano la carta, alla terza carta su il presentatore suona un gong e tu sei fuori. E questo può succedere anche dopo, l'ho visto succedere dopo 10-12 secondi, esatto, magari non gli piace come sei salito sul palco, cominciano a fischiare, prendi il microfono, già prima carta, dici scusate, hai chiesto scusa, un grosso errore, seconda carta, sì, sì, stai balbettando il tuo nome, terza carta e sei fuori. L'obiettivo è resistere 5 minuti, in quel, esatto, caso suonano l'alleluia, altrimenti suonano Another One Bites the Dust dei Queen e quindi hanno più di 30 persone aspiranti comici, perché di solito sono a corto di comici, dopo un po' devono invitare dal pubblico chiunque voglia buttarsi, perché sennò l'ora è troppo, la resistenza media è un minuto e mezzo, quindi io voglio sapere la sua performance. Io ho vinto senza sapere le io non avevo capito che fosse così brutta. Mi immaginavo una situazione molto più tranquilla. Immaginavo che la comedy fosse muro di mattoni, quattro tavolini, gente un po' annoiata, come un blues club. Non so perché avevo questa idea. Quindi vado lì, li catturo. Ho visto questa folla tremenda. Davvero in principiante, neanche ho chiesto in che momento dello spettacolo toccava a me, per cui sono rimasto con angoscia fino a metà del secondo tempo, quando mi hanno chiamato, perché ogni nome poteva essere il mio e mi chiedevo com'è che storpieranno il mio nome in inglese, quindi stavo attento a capire. Non capivo metà delle cose che dicevano, perché io ero a Londra da quasi 4 settimane, quindi avevo un inglese un po' diciamo buono, scritto per superare un test di grammatica, ma quell'inglese lì molte cose non le capivo. Mi ero preparato una sola frase, perché ho detto tanto questi mi cacciano via subito. La mia frase era: sono single e siero negativo.
pensavo, per tranquillizzare l'idea e tranquillizzare le eventuali ragazze, poi dopo che mi avessero mandato via nel pub a dire parlare, invece hanno riso, ho dovuto spiegare perché avevo fatto un test, perché ero siero negativo, è stato un po' complicato, e continuavano a ridere, quindi ho detto di tutto, avrei fatto qualunque cosa per restare lì, e per fortuna al quinto minuto è suonato l'alleluia e sono arrivato allo spareggio finale con gli altri tre o quattro che avevano superato, e poi ho vinto io con un... sono piaciuto credo perché ero molto ingenuo, naive, il mio inglese era tremendo, infatti molto broken, molto con un accento orribile, dovevo dire one night stand, ho detto one stand night, cioè per dire, ho sbagliato di tutto, c'era una zona di Londra che si chiama Clapham, ho detto Clapham, non sapevo neanche pronunciare i posti, e, però sono piaciuto anche se poi come ho finito il pezzo, il commentatore ha detto, ah ok, e ha dimostrato che puoi essere razzista se non vieni da Londra, se sei uno straniero. Su questa cosa qua è nato un piccolo caso di cui ha anche scritto un signore che si chiama Giacinto Palmieri, mi hai detto anche sì, lui è un comico. Comico e studioso di comicità, traduttore, esatto. Che vive a Londra. Sì. E su questa cosa qua magari ci ragioniamo un attimo su tra 5 minuti, sì, sì. Però volevo semplicemente completare un po' il tuo percorso. Ah, sì. Tu arrivi lì nel 2014, ma da dove provieni? Dunque, sono nato a Bologna, ho fatto per molti anni la vita più tranquilla del mondo, ho laureato in lettere classiche, ho lavorato in case editrici, precario in tutti i modi. È un vantaggio del precariato che ti rende così... arrivi ad avere un lavoro noioso come un impiegato, ma con la sicurezza economica di un attore di provincia. E quindi dici, a questo punto facciamo l'attore di provincia, almeno mi annoio meno. E quindi sono entrato in una scuola di teatro, la scuola Colli di Bologna, dove mi sono diplomato, e dopo ho detto andiamo a fare l'attore. In Italia non c'erano moltissime occasioni, comunque Bologna dovevo lasciarla perché non è propriamente la capitale del teatro, insomma se vuoi fare l'attore devi andare o a Roma o a Milano oppure all'estero. Ho pensato Londra, perché c'erano tanti... Londra era una città internazionale, e quindi sono andato là per fare l'attore. Ho scoperto che non avevo facilità a fare l'attore perché o hai un accento perfetto inglese, oppure se sei italiano possono giocare lo stereotipo italiano, ma io non sembro italiano. In diversi provini mi hanno detto che sembravo polacco, e quindi anche solo se c'è una pubblicità della pizza, io non sembro Mario che ti vende la pizza, sembro Pavel che ti vende una pizza... polacca. Non originale, non polacca, quindi non la compreresti. E quindi, con tutto rispetto per le pizze polacche, che però salutiamo. Diciamo, non è che salutiamo. Sono polacche. Esatto. Dubito che la metta in repertorio. Quindi, siccome. No, non rubo mai le battute. Siccome come attore mi serviva. Mi mancava il palco. Un amico mi ha detto, guarda che c'è tutto un circuito di comici, la stand-up comedy, dove vai sul palco, e quindi è una forma molto essenziale, ma è bello, e allora ho detto, vai, devo iscrivermi. Ho trovato come prima serata questa, che era prima su Google per un motivo, perché è la più famosa, ma anche la più brutale, e ho iniziato così. No, quello che mi chiedevo appunto è, come fa un italiano a far ridere gli inglesi? Nel senso che appunto, anche perché la stand-up comedy spesso e volentieri prende un po' dal vissuto, ma anche da quello che ci circonda. Oggi parlavamo, ad esempio, è molto pop in certe cose, cioè che deve fare dei riferimenti alla cultura popolare anche per riuscire a legarsi anche a quello, sì, che succede nell'attualità, spesso e volentieri anche. Insomma, non è facile. Ci sono tante, l'ho scoperto dopo, tante specializzazioni, per così, o diciamo diversi ingredienti. C'è la comicità che chiamano observational, che è quella che si basa sulle cose di tutti i giorni. Quindi magari uno ti fa notare una cosa che può essere una cosa anche minima, non so, il vasetto di yogurt. Magari lui ha una visione interessante e il comico ti fa ridere su questa cosa. C'è lo storytelling, quindi raccontare episodi, aneddoti personali, che se è divertente funziona bene. Ci sono le cosiddette one-liner, non è il mio forte, ma sono le battute secche, spesso... inventate, cioè magari un comico one-liner potrebbe fare una battuta molto divertente sulla sua ragazza e nella battuta dopo farla sul fatto che magari è vedovo e in quella dopo magari sul fatto che è single, e quindi dici, ma cosa sei, vedovo, single? Non importa, è divertente la cosa in sé. Giochi di parole piacciono molto agli inglesi, ma io non li so fare perché non ci riesco, e quindi ci sono tanti ingredienti, devi trovare quella che loro chiamano la tua voce, cioè la cosa che ti viene meglio fare. E in realtà tu ci sei abbastanza riuscito, cioè stai andando molto bene lì in Inghilterra. Sì, e chiariamo anche una cosa: la maggior parte delle occasioni per stand-up comedian è per fare piccoli interventi di circa 5 minuti ciascuno. Sì, Dopodiché tu hai in realtà messo su, penso, sì, sempre nel 2014. Sì. Un tuo primo show completo e che hai presentato al Fringe Festival di Edimburgo. Esatto, allora c'è tutto un circuito di comedy club in cui se non sei conosciuto ti danno al massimo 5 minuti, e ha senso perché se il pubblico ha magari anche pagato un biglietto e vuole divertirsi, se tu non sei bravo
5 minuti non ammazzi lo show, ma se fai 20 minuti male, questi non torneranno più. Quindi devi conquistarti piano piano. Per esempio al Comedy Store, dove esordì, il premio per aver vinto era 5 minuti garantiti in una serata professionale, che sono avvenuti dopo 6-7 mesi, perché c'è una lunga lista d'attesa. 5 anni dopo sono a un passo da, forse se divento ancora più bravo, ottenere i 20 minuti, però sono fermo ai 10. Mi hanno detto che vogliono che io faccia fare una risata ogni 30 secondi, sui 10 minuti, sui 20 potrò rallentare un po'. Allora impari, non è il mio forte magari, però impari. Però per provare a stare più comodi esistono i fringe. Ho scoperto nello stesso anno in cui ho iniziato il fringe di Edimburgo, dove puoi fare spettacoli di un'ora. Io non sapevo niente del fringe, confesso che ero veramente ignorante, credevo che fosse un unico grande show un po' lungo. Scrissi a un organizzatore, cioè, beata ignoranza sempre la tua, ma è la cosa meravigliosa, non sa niente e vai e spacca. Come, poi però qual è quell'insetto che non sa che deve volare e vola, cioè è fantastico, effettivamente. Io ringrazio, secondo me quando hai quelle crisi di mezza età cambi vita, dopo non ti fai più nessuna precauzione, cioè è come dici ma perché. Allora io chiesi, contattai un organizzatore del fringe, aveva un locale, mi fai fare 10 minuti nel tuo spettacolo. Lui mi ha detto no, guarda, noi affittiamo sali per un'ora. Ok, mi dai un'ora? E siccome mi sono iscritto tardissimo, l'unica sala disponibile era a mezzanotte e mezza, in un posto dove facevano addio al celibato a tutto spiano. Era un po' un incubo. Io andavo in scena, la gente andava nella mia sala perché era meno rumorosa del DJ set che era subito fuori, quindi andavano per riposarsi fra un ballo e l'altro. Però è stata una bella palestra e lì impari a fare cose più lunghe di un'ora. All'inizio metti tutto quello che hai, poi magari trovi delle storie e 5-6 anni dopo, quest'anno ad agosto ritorno come ogni anno, e adesso almeno so cos'è, ho un'idea, ho anche uno show che è quasi pronto, che però non è identico a quello che faccio qui, per esempio, sono un po' diversi. Ribadiamo la valenza di questi festival fringe, sono in sostanza una vetrina per mettere anche a punto gli spettacoli, sì. Importanza principale. In questo momento lo spettacolo che tu presenti è uno, per esempio, quello già presentato, oppure lo hai messo insieme appositamente per questo? Quello che presento qui? Sì. Quello che presento qui è abbastanza nuovo. C'è qualcosina che ho già fatto, ma forse saranno, penso, 10-15 minuti. Qualcosa avevo fatto in un pezzo di una mezz'oretta al Ghe Pensi Mi qualche mese fa, però in un'ora non l'avevo mai presentato. E c'è forse una ventina di minuti che penso di usare anche in inglese, ma vediamo. Infatti qui stavi rispondendo anche un po' alla domanda che ti avevi fatto. Riesci comunque a tenere delle cose da qua a là e da là a qua comunque? Sì, perché io allora ho un limite. Uno, la lingua, non avendo un inglese è buono, è fluido, però l'accento è tremendo, ma per fortuna gli inglesi sono abituati. Se andate in Regno Unito ci sono scozzesi, inglesi, indiani, ognuno ha il suo accento, loro sono abituati. Era un limite che avevo io da italiano, pensavo che se non parli perfettamente non puoi andare all'estero, invece in realtà basta che ti fai capire. Però ovviamente non riesco a improvvisare o avere la fluidità. Un esempio che ho fatto una volta, c'è 60 anni che abita a Milano, parla con l'accento calabrese, quindi anche a Milano sono abituati. Però lo capisci, perfetto. Sì, la capiamo benissimo. Li vogliamo anche bene, la salutiamo. Anzi. Salutiamo la suocera. No, quando voglio fare un po' il colto, io dico che è come se fossi in italiano, mi piace pensare che sono un pittore rinascimentale, cioè tante sfumature. In inglese sono Mondrian, è sempre un pittore, però sono 4 colori base, hai solo il rettangolo, fai quel che puoi, però è quello. Quindi ho un po' di limiti. Certe cose sono trasferibili. E è trasferibile quello che passa attraverso l'esperienza personale. Se racconto me stesso funziona, però per esempio quando parlo con gli italiani del fatto che sono cattolico o ironizzo sui santi o dico che ho vissuto con mia madre fino a oltre 30 anni, l'italiano capisce, l'inglese non capisce dove sto inventando, perché per loro, cioè, sembra, perché inventi una cosa, perché ti devi esagerare 30 anni con tua madre, guarda che è vero, perché i santi, davvero pregate i santi con l'estate, guarda che è vero, cioè, devi capire cosa loro sanno del tuo mondo e o lo spieghi. C'è un'altra, scusami, sì. Sì, o lo spieghi, quindi entra a far parte dello spettacolo. Però devi spiegarlo in maniera... se sembri Alberto Angela con tutto il bene, però non fa tanto ridere. Cioè, proprio ritorniamo quindi anche alla questione di cui parla Giacinto Palmieri. Del razzismo. Perché sì. Sostanzialmente, no, niente di che, lui in realtà... No, questo più perché... Allora, noi in Italia, quando si dice che noi non siamo un popolo razzista, in realtà è estremamente vero su un fattore, soprattutto quello linguistico. Noi non abbiamo, sì, in realtà, ci sono parole maleducate, ma non parole che vengono totalmente aborrite, non so, sì, come dire, come in America o in Inghilterra. Esatto. Cioè, e lì lui ha utilizzato un'espressione in qualche modo. Per me era innocentissima, per me era innocente. Era
Io ero un po' sotto in panico, stavo improvvisando e volevo togliermi un sassolino perché c'era una pubblicità che andava su tutti i treni e gli autobus del momento, pubblicità Progresso londinese, sul cancro. Era, secondo me, tristissima. C'era cancro del pancreas, foto di persone malate di cancro con scritto è il killer silenzioso, lo chiamano il killer silenzioso, ma i suoi sintomi non erano silenziosi affatto. E ti legge l'elenco dei sintomi. Io, peraltro, mi ero anche agitato perché sono ipocondriaco, ho letto i sintomi e comunque ho scoperto che non c'era quasi una cura. Quindi, ma perché mi rendi consapevole di una cosa che non sappiamo come viene e che non puoi curare? Adesso che sono già magari nell'ora di punta, sono a Londra, sono spesato e adesso ho anche la paura che potrei avere qualcosa. Uno dei sintomi era la pelle diventa gialla. E allora lì per lì io raccontavo questa cosa così, spiegando la mia frustrazione. E ho detto, ma c'era un cinese accanto a me che era preoccupatissimo. A me faceva ridere. Allora ha fatto ridere perché secondo loro hanno pensato, ah, guarda che carogna, che affascinante razzista che riesce a essere. Poi in realtà tu avevi continuato. Sì. Fai attenzione, magari tu ho diventi rosa. Ho detto, esatto, dicevo, io ho spiegato al cinese, ho detto, guarda, no, magari tu diventi rosa, sono io che divento giallo. Perché la mia idea era, in effetti, se io dovessi avere la colorazione di Jackie Chan, io ho un problema al fegato. Se lui ha la mia colorazione, avrà o la vitiligine, un problema di psoriasi, qualcosa avrà. Cioè, ognuno ha il suo colore. Ma non vedevo una, non dicevo è sbagliato, sapevo che siamo diversi, ognuno è diverso. Poi in Italia ci sono colorazioni, sì, diverse, c'è chi più olivastro, c'è chi più chiaro. Succede. E non è un'offesa, cioè, no, non è percepito come una parola assolutamente razzista. Ecco, come dire. Qua torna al calabrese, cioè la battuta verrebbe con un calabrese dalla pelle olivastra. Per loro, noi abbiamo il nostro regista Jason, che è di origine siciliana, sembra più marocchino di un Abdul. Di qualsiasi Mohammed, vedi? Che puoi conoscere in giro, ma gli chiederanno la carta d'identità. Noi non c'è razzismo nel dire questo. No, però non c'è razzismo, è vero, nel dire questo. Cioè, no, noi siamo consapevoli delle diversità, effettivamente. Esatto. Vero? Loro hanno, secondo me, una storia che è fatta anche di razzismo istituzionale, un po' più lungo, magari. Noi abbiamo messo la polvere sotto il tappeto col fascismo e l'Africa, quasi ci siamo dimenticati di quello che abbiamo fatto e non ne parliamo mai e ci vantiamo di essere brava gente. Loro hanno avuto un impero che comunque è durato un po' di più del nostro, hanno un atteggiamento, perché per esempio ricordo che sono sceso dal palco quando hanno detto razzista, dico, ma perché, scusa, che cosa, chi? E mi sono fatto spiegare, perché non dovevi dire che sono gialli, dico, ma era giallo, cioè io, per me, che dovevo dire? E cioè, sì, no, la peggioravo enormemente, dopo ho capito, ho smesso di farla quella battuta, però l'idea è questa. Per farti un esempio, qualche giorno dopo ero andato a vedere uno spettacolo in un teatro e mi hanno chiesto un questionario di gradimento e se ti era piaciuto o no, poi c'era, ora dici alcune cose di te, e dovevo indicare la mia etnia, cioè se ero bianco british, bianco irlandese, bianco altro, poi c'era il nero british, nero caraibico, caraibico british, poi c'era l'asiatico e il cinese. Quindi a me è sembrato un questionario veramente razzista, dico, ma vi interessa il colore della, cioè non mi interessa di me, vi interessa sapere che colore ha la pelle, perché che senso ha bianco, che differenza fra bianco british e bianco altro? Non c'è questa cultura. Noi non ce l'abbiamo, loro hanno, secondo me, un problema comunque di razzismo storico che hanno cercato di affrontare con la pulizia magari del linguaggio, per cui noi non diciamo yellow, però magari diciamo che sei, voglio sapere se sei asiatico, indiano britannico, Bangladesh. È la loro polvere sotto al tappeto. Perché ditemi che differenza c'è fra un pakistano british e un Bangladesh british, onestamente, all'occhio esterno, veramente che problema è sapere se sono del, che ti importa sapere se sono del Bangladesh? E sono metà e metà, cosa faccio? Metto due crocette, cioè, perché conosco un amico che ha la mamma pakistana e il papà esatto. Bangladesh, cosa, come mette? Una croce qua, una croce là, di quale categoria finisce? Quindi facciamo di non mettere nel vostro spettacolo una battuta del genere. No, infatti non lo sotto giro al largo. Però dicevo, Giacinto Palmeri focalizza questo episodio in un discorso molto più ampio. Sì. Cioè, in realtà i comici, anche i stand-up comedian, sì, hanno in realtà dei limiti, anche se la satira non dovrebbe averne, o comunque tutti gli stili, diciamo, o comunque tutti gli stili comici, dalla satira al cabaret o quant'altro, in realtà non dovrebbero avere in sé un'autocensura, ma in realtà esiste. Sì, allora, in parte è giusto, è molto delicato come discorso. C'è un criterio di massima che loro utilizzano nel mondo anglosassone, che è non dovresti to punch down, non dovresti prendere in giro qualcuno che è sotto di te. Quindi l'idea è, se prendi in giro una categoria svantaggiata, non stai facendo una buona cosa. Il corollario qual è? Che se sei per esempio indiano o di una minoranza, puoi giocare sull'accento indiano, puoi prendere in giro i bianchi senza problemi. Se sei bianco e fai l'accento indiano, sei automaticamente Kipling o il colonialista britannico. Quindi è lui delicato. Ha vinto
nonostante questa per, diciamo, frase razzista, sì, secondo loro, sì, in quanto italiano. Sì, perché essendo straniero, che se ci pensi è un concetto razzista anche quello. Cioè hanno detto, vabbè, questo è italiano, che ti aspetti? Nel senso, da un lato può farlo perché è straniero, guarda come parla. Dall'altro, tutto sommato, sei italiano, un po' di razzismo ce l'ha dentro, si sa. Invece in Italia quali sono queste N-word? Beh, o in comunque Italia... N-argomenti, cioè, voglio dire. In Italia è, dunque... non c'è questa idea del linguaggio. La cosa che non dovresti fare sono le bestemmie, ma io le trovo anche abbastanza gratuite, se devo essere sincero. Cioè non è per esempio, io ho questa particolarità, sì, ce l'hanno come un intercalare tra i punti virgola. Però io cerco, per esempio, di non dire neanche le parolacce, perché a me sembra una volta un escamotage un po' semplice. Cioè se la battuta viene perché dico la parolaccia, allora forse è debole tutta la costruzione. In Italia quello che ho notato, lo humor nero è censurabile, cioè se in Inghilterra scherzo sul cancro, e lo faccio perché, per fortuna fra virgolette, ma mia madre è morta di cancro, quindi c'è una battuta che riesco a fare in cui spiego mia madre è morta di cancro e questo mi autorizza a scherzare perché parlo di una cosa che comunque mi ha colpito, e questo lo riconosco come atteggiamento. In effetti, nel senso, è più facile e secondo me anche più giusto parlare di cose personali. Non vedo il motivo di fare una battuta inutilmente cinica su una cosa che non ti tocca minimamente, cioè, quindi in realtà è anche ragionevole il discorso di non colpire chi è sotto, sì, di te, cioè, o comunque più debole. Cioè, perché devi farmi ridere su una cosa che è completamente strana? La mia idea è mettiti in gioco tu. Chiaro. Prenditi in giro tu. Mostra quello che a te è, che te, per te è personale. Poi dopo, magari, dopo che hai fatto vedere che tu comunque non ti prendi sul serio, puoi anche prendere in giro gli altri, perché comunque tu non ti sei messo su un piedistallo. Ma se tu parti e cominci a dire, avete visto, che so, lo zingaro, avete visto il disabile, avete visto... se devi andare sul palco per indicare gli altri, il rischio è che diventi ministro degli interni. Bravo, esatto, quello diventa un problema politico, non più uno spettacolo comico. E, però in Italia ho notato che quando scherzo su cose brutte c'è questa superstizione di fondo per cui tutti sono impegnati o a toccarsi, temo, o a preoccuparsi. Cioè ho fatto delle battute sul funerale di mia madre e uno mi ha detto, ma sai, mentre parlavi pensavo ai miei cari morti, che fa molto Pascoli, cioè nell'ora che penso ai miei cari, però dico, non era quello l'obiettivo. Un altro ha detto, però così è un po' pesante, ho fatto una battuta sui senza casa, ma la mia idea era buona, in inglese funziona, cioè ironizzo, mi chiedo nel rapporto fra homeless e il suo cane, mi chiedo quando è che il cane ha realizzato che il suo padrone è senza casa. Cioè penso, magari il primissimo giorno avrà visto altri cani entrare in qualche appartamento, magari erano in stazione, avrà pensato abitiamo lontano. Quando è che ha capito che non c'è una casa e comunque rimane attaccato al padrone, magari crede in lui, dice ce la potrai fare. Questa cosa in inglese funziona abbastanza bene perché è un modo per toccare una cosa che fa dispiacere a tutti, perché o la paura di finire un domani in mezzo a una strada, a Londra può succedere, non è che, cioè, può capitare. O il dispiacere perché vediamo questa povertà e non sappiamo come affrontarla e sembra troppo più grande, e allora dici, fra una birra e l'altra io ti ci faccio ridere, la esorcizzo un po'. In Italia è un non si parla di queste cose perché sono brutte, guarda oltre, che fa un po', suona un po' ipocrita. E poi, magari, guardando le tue performance in inglese e anche in italiano, sì, c'è anche una differenza di ritmi. E sì, quello è proprio squisitamente una questione linguistica. Sì, in inglese sei più diretto. L'inglese è una lingua che ti costringe a essere essenziale, un po' anche perché magari ho un vocabolario limitato e un po' perché devi arrivare al punto, non puoi tanto menare il can per l'aia. In italiano vado più, monto la panna, alla fine magari viene buona, però ci metto un po' di più. Poi forse sono anche che mi prendo più libertà in italiano. Mm-hmm. Che appunto anche l'esempio culinario è perfetto, infatti effettivamente anche sì, la cucina, gli italiani siamo molto più, esatto, raffinati o comunque lenti nella preparazione, effettivamente l'inglese mangia più. Per fortuna spero che la comicità inglese funzioni, non sia come la cucina inglese, sennò avrei un problema, cioè spero che non esca. Tu mai vivi da quanti anni? Da 5 anni. E non hai trovato soluzione? Dici per il cibo? Sì, no, per il cibo. Beh, c'è il porridge, io faccio, che è una roba, è avena, è una cosa che gli inglesi ridono perché noi lo diamo ai cavalli e poi mangiamo il cavallo. Loro che non mangiano il cavallo, gli rimane l'avena. Molto nutriente, molto economico, molto sano, molto triste. Ha un colore grigio cartone che non vorresti. Ci metti gli mirtilli, ci metti il miele, ci metti la cannella, lo colori e... A non toccarmi l'avena, ho visto un video che proprio dice quanto bene fa l'avena. Fa bene perché ma è il minimo che può fare, se visto sei un che cavallo. È cattiva. Cioè ci mancherebbe che facesse pure male. Cioè se fa male, cioè se fa male come la crema, allora scusa, ma veramente l'avena ha sbagliato lavoro. Proprio. Io ho una curiosità.
Sì. Ma quelle meravigliose magliette. Grazie di averlo chiesto. Oh. Lei fa un mio migliore amico che crea anche i poster immagino dei miei spettacoli. Sono splendide. E si trovano su un sito su Instagram chiamato Evoluzone, che è come evoluzione ma senza la I, una evoluzione imperfetta. Si possono acquistare online e se venite a Edimburgo io me ne porto anche dietro qualcuna che vendo fantastico dopo lo spettacolo. Quindi perché veramente caso, guardate i suoi video, ne sfoggia una al giorno. Sì, sono ho uno bellissime stilista e oltre ad avere così in vantaggio, poi non stirando con la maglietta è perfetto, risolvo. Allora, un'altra domanda volevo farti. Tu quindi non hai neanche provato a calcare le scene qua italiane, diciamo così, tranne di ritorno, cioè dopo essere sì stato lì. Ho fatto qualcosina a teatro dopo la scuola di teatro, però per esempio un mese di prove gratuite e poi che lì esistono le prove gratuite? No, in un senso, c'è una realtà che si chiama il teatro dei pub, ci sono dei pub che hanno delle sale vere e proprie con spettacoli teatrali, con il biglietto anche venduto, la compagnia potrebbe dirti guarda non sappiamo, non possiamo pagare, facciamo alla fine dividiamo i profitti, ma sono in quel caso persone come te molto giovani, vi trovate esordienti, vi trovate nei weekend, fate le prove, poi andate però andate in scena in un teatrino piccolo, 50 posti, però lì avete il biglietto, quindi è affidato all'iniziativa, cioè puoi creare una compagnia dal nulla e mettere in scena uno spettacolo, poi è a tuo rischio, nel senso c'è anche il rischio. Soldi, potresti, cioè, sì, chi viene magari ti paga. Qua è anche difficile riuscire. È quello, cioè, è molto semplice arrivare a mettere in scena, poi ovviamente magari non ne tiri fuori neanche i soldi per una birra, però hai comunque vissuto, messo in scena una cosa, hai magari delle riviste anche solo locali che però vengono a vederti, c'è il Camden Fringe di Londra in agosto, quindi poi tutto può nascere, e questa possibilità da e c'è aiuta anche un altro fattore che adesso tu hai citato. Probabilmente qui adesso si sta cercando di ricostruire una filiera che comprende anche la critica, perché da noi la critica teatrale e quindi anche specializzata in stand-up o quant'altro semplicemente non esiste più, semmai è esistita. In realtà sì, ci sono stati anni d'oro in cui la critica serviva per decidere dove andare a teatro. Adesso chiusi i teatri, ignorate molto spesso dagli organismi anche di informazione, e su cui Milano News insomma sta facendo questo tipo di operazione di recupero dell'identità milanese, quindi anche diciamo di uno sguardo più attento a quel che accade intanto a Milano, e quindi però invece a Londra o comunque in Inghilterra esiste questo sì circuito, funziona, come cioè la gente si orienta su quello, le critiche sono apprezzate, sì, seguite. Allora, parlo dall'aspetto dei stand-up comedian, quindi non tanto del teatro in questo caso, però vale anche per il teatro. Esistono, nella comedy, cioè, i comedy club fanno scena a sé perché il pubblico va là ed è il comedy club che garantisce il tuo livello. Al Fringe è pieno di occasioni per avere recensioni, a volte magari sono anche brutte, però è bello perché c'è un rapporto personale, anche se prendi 2 stelle o una da qualcuno, non è può anche essere tuo amico, ti dà 2 stelle, magari gli piaci personalmente ma quello spettacolo è brutto, te lo dice, non c'è niente di male, niente di personale letteralmente, e questo aiuta a creare una, cioè, ad orientare il pubblico, ti aiuta a cercare di migliorare. C'è anche a Edimburgo una rivista che dà i voti ai revisori, perché ce ne fu alle recensioni, ma ci fu un caso qualche anno fa di uno che andò a vedere un comico, gli diede anche buone stelle ma non capì il suo nome, cioè c'erano 2 spettacoli nella stessa venue. Uno era di uno spastico su un sedia a rotelle e questo commentò l'altro comico chiamandolo come lo spastico, dice fa 1000 evoluzioni sul palco, teatro molto fisico, e lo chiamò come quello che era sedia a rotelle, e guarda scusa almeno imparati il nome, guardati il manifesto, impara il nome di quello che stai vedendo, quindi c'è anche un sistema di controllo, però esiste, è la cosa che ho notato che manca un po' qui, perché forse da italiani non siamo troppo abituati al fallimento. In Inghilterra il fallimento è parte della tua crescita, o meglio è no, però diciamo c'è l'idea. Beh, niente sì, di male sì, se sì fallisci, niente di male se prendi una stella. Poi c'è uno spettacolo al Fringe, lo chiamano the Shit Show. Tutti gli show che hanno avuto almeno una stella, una stroncatura, vengono invitati a fare un pezzo di 10 minuti lì. Quindi va a vedere il peggio del Fringe. Quindi comunque è un'occasione, tutto fa brodo. Su quello invece noi no, infatti effettivamente siamo un po'. Per noi il fallimento è la fine di tutto. No, effettivamente lì è vedere come ti rialzi. Esatto. Siamo in chiusura, anzi abbiamo anche già sforato. Scusate. Perché insomma la puntata parlo e troppo? Poi so che ti stanno già. Ah, è vero, che vogliono andare, che tu sì vai, perché ricollaci a che ora vai in scena. Vado in scena alle 9 alla Salumiere del Design con Parole in Corso. Fino a quando?
fino al 6, ma il 6 sarò, cioè no, fino al 6, no, fino, al, fino al 9, fino al 9, so, ma fino 9 di pomeriggio, credo, esatto, giusto? 9 alle 6 e mezza, quindi okay. Sono 9, 10 e mezza, 9, 10 e mezza e l'ultimo giorno domenica alle 6 e mezza, fino al 9. Perfetto, allora io davvero vi ringrazio, qualcosa da proprio chiusura velocissima, no? No, i miei complimenti perché comunque lo trovo molto poco italiano, questo non è né un'offesa, cioè è molto interessante andarla a vedere. Dicono anche gli inglesi, infatti gli danno la faccia da polacco quando... Vedi? Quindi... è una cosa da vedere. No, infatti è una cosa da vedere. Grazie. Quindi alla Salumeria del Design, da qui a domenica sempre, poi per gli orari appunto sapete sono sempre i due spettacoli che si alternano. Grazie mille, grazie davvero, a voi. Buona serata e quindi poi ci vediamo questa sera alla Salumeria del Design. Barbara, grazie mille, noi ci rivediamo domani a mezzogiorno, lascio la nave in mano a te. Io domani mezzogiorno non ci sono per la diretta, sarai tu a guidare il timone, ma tranquillo, mal che vada c'è una balena ad aiutarti qua. Va dietro bene. La balena di Fringe ci aiuta sempre, grazie mille, nostra signora la balena di Fringe, grazie davvero. Grazie a voi, buon lavoro, grazie mille, grazie. Noi ci vediamo come merda, giusto? Giustamente, noi come dicevo ci vediamo domani alle 12:30 sempre qui in diretta con Barbara Risi e gli ospiti del Nolo Fringe Festival. Grazie mille, buona serata a tutti, grazie. We'll be right back.